Si è svolto lo scorso mercoledì 15 giugno presso la splendida location del Castello Angioino Aragonese la prima edizione del premio Delfino d'Oro. Sono intervenuti in qualità di premiati la mister del Sassuolo Eusebio Di Francesco, il calciatore dell'Avellino Roberto Insigne e il DS del Pisa Fabrizio Lucchesi. Mediatore della serata il giornalista Rai Gianfranco Coppola. Mister, lei pur avendo già un'importante carriera alle spalle, comunque è considerato un allenatore della Nouvelle Vague. Come si è evoluto il ruolo dell'allenatore negli anni? Per fare un esempio, dai gradoni di Zeman, magari adesso ci sono apparecchi per misurare la quantità di lattato, il cortisolo, i GPS. Ma questa è più la preparazione atletica. Devo dire che tante squadre si sono evolute sotto tutti i punti di vista, ma è giusto che sia così. I nuovi allenatori cercano di andare dietro a queste nuove metodologie perché bisogna migliorarsi anno dopo anno. Io sono uno di quelli che cerca di guardare sempre avanti e non indietro, per quello ritengo che come nella medicina, come in tutti i settori, dobbiamo cercare di migliorarci. E nel calcio italiano stiamo cercando di migliorare, questo sicuramente. Esiste ancora allenatore di progetto applicabile a una grande squadra e non solo a una realtà piccola di provincia, con tutto il rispetto per il Sassuolo? Non lo so, ci credo ancora poco, però mi auguro che un domani ci si possa provare. Ci sono delle società che l'hanno fatto e hanno ottenuto veramente dei grandi risultati. Io ritengo che poi quando si crede in un allenatore, in un progetto tecnico, è giusto difenderlo e portarlo avanti fino alla fine, poi alla lunga si vedranno i risultati. La grande stagione del Sassuolo, come si motiva un gruppo che ha già raggiunto l'obiettivo minimo portandolo poi a raggiungere questa straordinaria qualificazione per i preliminari di Europa League? Se non abbiamo delle motivazioni intrinseche non si va da nessuna parte, per quello la mia squadra deve essere sempre motivata, allenamento dopo allenamento, non partita dopo partita, la voglia sempre di cercare il massimo. Io ritengo che noi scegliamo prima gli uomini e poi i calciatori, che abbiano grandi motivazioni, e questo deve essere la base per poter fare qualcosa di importante a Sassuolo. È giusto che un ragazzo faccia gavetta anche magari in Serie B, o se uno è bravo e bisogna avere il coraggio di lanciarlo? No, se uno è bravo bisogna avere il coraggio di lanciarlo, come hai detto te. Se un giocatore è bravo ce l'ha, sia con i più grandi che con i più piccoli. Solo che in Italia abbiamo un calcio un po' stile anni 90 di mio nonno, quindi per questo. Quindi bisognerebbe, diciamo, cambiare un po' di mentalità. Qual è il ruolo vero di Roberto Insigne? Un giocatore di piede ma anche di gamba. Adesso sta scomparendo un po' la figura del trequartista. Tu ti senti più uomo di fascia che magari rientra e fa l'assist o magari vede più la porta, o devi migliorare in questo? No, io sono uno che gioca largo per piede opposto per rientrare, però quest'anno con il mister mi ha fatto giocare mezza trequartista, che mi sono trovato abbastanza bene, e diciamo che ho imparato un altro ruolo. Il problema, giocatore come la Padula che rivende magari in Serie A a 26 anni, tu saresti favorevole magari a una B di solo ragazzi magari con un limite di età di 24 anni come palestra magari per poi raggiungere risultati più importanti, oppure come? No, per me la Padula è un esempio, perché comunque avendo 26 anni e arrivare 26 anni in Serie A è un giocatore che straordinario. Io ho giocato contro, è un giocatore che ha voglia, grinta e la determinazione di arrivare. Sono contento che è arrivato e sono contento pure che lo sta prendendo in Napoli. C'è veramente un grande dislivello fra Serie A e Serie B a livello tecnico. Che tipo di campionato hai visto soprattutto quest'anno? No, c'è sicuramente un po' di differenza, ci sta, però ti ripeto, campionato di B è uguale a quello di A secondo me, solo che bisogna far giocare. Ma la Cavese, com'è che quest'anno non ha vinto il campionato, avendo anche una rosa all'altezza battuta al photo finish dal Siracusa? Le carognate non sono contemplate nelle interviste, queste sono ferite che si riaprono, perché hanno vinto i più bravi, quelli che hanno avuto maggiore regolarità forse che sono stati anche più caparbi. Io non lo seguo da vicino perché mi informo tutte le settimane, ovviamente seguo per quello che posso seguire, però io penso sempre che vinca il più bravo, quindi credo che sia giusto così. Forse poi il campo ha premiato chi ha avuto la capacità di resistere fino alla fine, di superare anche degli esami abbastanza duri, quindi onore loro. Partendo da Vidal, passando anche per quest'anno da Zielinski, poi Versalico, giocatore sul quale il Napoli arriva per primi, però poi non piazza la zampata finale, è rigido su quella prospettiva di non partecipare ad aste. È un atteggiamento che Antonio Giordano condivide, o magari ogni tanto quello sforzo in più per accaparrarsi il giocatore, si parla di Herrera in questo punto? No, condivido, perché la lungimiranza dà stabilità al progetto. Cioè, calcio basta sbagliare una mossa, forse due, per ritrovarsi, come si dice dalle nostre parti, accappottato, e quindi scoprire che poi il bilancio presenta delle falle. Il Napoli ha una forza economica che è quella di un uomo che in 12 anni è riuscito a mettere a posto situazioni che erano veramente diventate scabrose, l'ha presa dal fallimento,
ma negli anni precedenti in poche settimane si sono rovinati una serie di imprenditori, penso a Corbelli, penso a Naldi. Nel calcio tutto quello che fai di buono in 10 anni può essere vanificato in una sola stagione. Sbagli 2 acquisti, sbagli 2 affari, quindi fanno bene così secondo me. Grande Napoli di Sarri nelle prime giornate, poi a un certo punto sembravano gli altri allenatori aver preso le contromosse, magari visionando qualche DVD. Imputa a Sarri il fatto magari di non aver cambiato a un certo punto quando il Napoli era bloccato sulla diagonale Insigne Higuain e sulle altre, diciamo, automatismi che aveva? No, assolutamente no, non mi piace assolutamente il calcio di quelli che cambiano così tanto. Penso che debba esserci una traccia, la serata di stasera ad Agropoli lo conferma attraverso il premio che viene riconosciuto a Eusebio Di Francesco, che gioca lo stesso calcio, ormai comincia ad avere qualche anno, e quando ero giovane imperversava il 4-3-3 di Zeman. A ogni sconfitta una delle cose più banali che sentivo dire è: hanno imparato la lezione, quindi sanno come batterlo. Si vince ancora con il 4-3-3, si gioca ancora con il tridente, per fortuna è un tipo di calcio che non va in soffitta, spero non ci vada mai, anche perché è quello che mi diverte di più. Sarri è stato molto bravo nel ricreare delle situazioni ambientali che si erano un po' deteriorate. Portare il Napoli in Champions è stato un grande successo, portare Higuain a cancellare il Nord è stata un'impresa di cui Higuain porterà presso per sé, spero il più a lungo possibile, per almeno altri 60 anni questa enfasi che può dare un record del genere. Però c'è tanto anche di Sarri e della squadra. L'ultima domanda e chiudiamo: la nazionale, tanto decantato il Belgio, primo nel ranking FIFA, l'Italia ha vinto col caro vecchio calcio italiano, difesa attenta e contropiede oppure ripartenza 2.0? Sì, è un altro calcio che può piacere o non può piacere, ma che dà i risultati. Devo dire che è un'interpretazione molto moderna del calcio all'italiana, perché è vero che c'è stato molto contropiede, ma è anche vero che c'è stata una fase offensiva all'interno del contropiede sempre accompagnata, sostenuta da 4-5 uomini, anche in occasione del gol del 2-0, che è la traccia della serata. C'è il traversone di Candreva, Immobile, pelle sul pallone e mi pare un uomo dietro a Candreva, quindi voglio dire, è una fase di calcio, come dicevi tu, 2.0, 3.0 addirittura. Poi per fortuna non muore neanche il calcio all'italiana, perché noi siamo bravi. Cioè, siamo stati bravi a fare un calcio che si è guadagnato un'etichetta, che ci ha consentito di vincere dei mondiali, degli europei, delle manifestazioni a livello di club. È stato il nostro modo di fare calcio, non possiamo rinnegare, a partire dalla nostra cultura sportiva, calcistica, e anche questo ha dei lati molto belli, molto positivi, direi anche romani. Però poi è chiaro che è cambiato qualcosa nel calcio, e di questo ci siamo... di questo abbiamo goduto importando. Penso al calcio all'olandese, ripenso a Viciani negli anni 70 per esempio, anche a Vinicio, insomma è sempre stato... Che era il Napoli più bello, quello di Vinicio, negli anni, storicamente credo di sì, io l'ho visto poco. Quello di Sarri è molto molto bello, forse tra i più belli. Quindi mi viene quasi il sospetto che capisci di calcio, perché magari qualche anno fa, per far passare gli ultimi 5 minuti di Italia a Belgio, la cara vecchia palla sulla bandierina e far passare il tempo, invece, come hai detto tu giustamente, adesso l'Italia, anche un minuto dalla fine, attacca la porta pur rischiando il pareggio. Avesse portato la palla sulla bandierina Totti seriamente, l'Italia avrebbe un titolo europeo in più.